Cari amici di Teleamore, oggi iniziamo una piccola carrellata che, come nei romanzi d'avventura, per un paio di mesi ci condurrà attraverso luoghi esotici, lussuosi salotti europei e soprattutto a passioni tumultuose. Sono eventi straordinari che hanno modificato la vita, l'esistenza di personaggi importanti. Parleremo delle conversioni. Oggi allora cercheremo di incominciare questa avventura molto bella nell'incontro con personaggi i quali hanno potuto constatare nella loro vita un intervento particolare, straordinario di Dio, è quello che abbiamo definito conversione. Ci domandiamo subito, e cos'è una conversione? Ma penso tutti abbiate conosciuto il romanzo di Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, dove c'è quella notte drammatica dell'innominato che passa dal progetto del suicidio alla conversione. E poi c'è quell'incontro meraviglioso con il Cardinal Federigo che dice: voi avete una buona nuova da darmi. E lui a dire: quale buona nuova? Ho l'inferno nel cuore. Dio vi ha toccato il cuore. Dio, Dio, se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? Sono pagine meravigliose. Dio, l'avete nel cuore? Ecco, che vi opprime, che vi è vicino, che vi fa pregustare una speranza di consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi l'accogliate, lo confessiate, l'imploriate. Ecco, vedete che questa è la conversione. È una irruzione potente di Dio nella vita di una persona. Dio che si rende presente e che in una maniera improvvisa fa capire che una persona aveva sbagliato tutto nella vita. Dio si rende presente in una maniera inaspettata. Ecco perché è importante, quando noi parliamo di conversioni, vedere la vita precedente di una persona, poi constatare questo intervento straordinario e poi una vita che è completamente diversa. Ecco la conversione, che poi porta gioia, porta serenità, porta coraggio. Si superano umiliazioni, difficoltà di ogni tipo, perché si capisce che bisogna essere fedeli, perseveranti. Si può parlare allora di conversioni miracolose, proprio perché c'è questo intervento straordinario di Dio. Voi direte: ma chi è il fortunato che può sperimentare questo? È un po' misterioso il discorso. Un caso poi emblematico è quello della conversione di San Paolo. Ecco, tutti noi ricordiamo quanto è raccontato circa la conversione di San Paolo. Era zelante, aveva ormai 35 anni San Paolo, quando ha questo mandato, e l'aveva preso con impegno e con decisione, di andare a Damasco per arrestare e mettere a morte i cristiani. Pensate con quale decisione lui parte, e poi nella strada, erano 200 chilometri da fare tra Gerusalemme e Damasco, nella strada è raggiunto da questo fatto veramente straordinario. Viene scaraventato giù da cavallo, questa luce che la cieca. Chi sei tu, Signore? Sono quel Gesù che tu perseguiti. E lì Paolo, poi con altri interventi straordinari, cambia la vita. Da persecutore diventa apostolo, diventa l'apostolo dei gentili, l'apostolo per i pagani. E lui dirà: ecco, la grazia di Dio in me non fu vana. E tutto quello che sono è per questo intervento straordinario di Dio. C'è anche poi nella vita di San Paolo un'espressione molto bella: io corro
per poterlo raggiungere, come lui ha raggiunto me, come lui è intervenuto in maniera potente, in maniera decisa nella mia vita, così tutta la mia vita sarà una risposta per poter raggiungere lui, per poter dare quasi una ricompensa di quello che era avvenuto in me. In me la grazia di Dio non fu vana, tanto da poter dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Mi pare che allora sia un discorso quello che ci accompagnerà per parecchie settimane, quanto mai interessante, perché vediamo che Dio non è lontano dalla nostra vita, e quando trova anche una disponibilità, perché lascia sempre liberi il Signore, non costringe nessuno, però quando uno interviene così con chiarezza davanti all'incontro con Dio, dà una risposta che poi sente che deve essere duratura e fedele.